Arancia perdita d'occhio. Siamo a Cipro, nei pressi di Morfù, un comune situato nella parte settentrionale dell'isola divisa in due parti. Gli sforzi per la riunificazione sembrano intensificarsi dopo il vertice di Ginevra di gennaio sotto l'egida dell'ONU. A metà marzo potrebbero riprendere i negoziati. Un eventuale stallo non preoccupa però il proprietario di questo agrumeto, un turco cipriota. Nel 1974 Cipro venne divisa in due parti. Cosa bisognerebbe farne oggi, signor Candulu? Credo sia impossibile una riunificazione. È come se una parte di Cipro fosse un'arancia e l'altra una mela. Impossibile unire un'arancia a una mela. Nel 1974 l'intervento militare turco sull'isola costrinse i greci ciprioti di Morfu a fuggire verso sud, mentre i turchi ciprioti scapparono verso il nord. Ad oggi gli sfollati sono decine di migliaia. Lo stesso accadde alla famiglia Candulu. Le case abbandonate dai ciprioti in fuga vennero assegnate ai rifugiati tramite una specie di lotteria. I Candulu vivono in una casa che era di una famiglia greco-cipriota e qui vogliono rimanere. This house belongs to me now. I have got a certificate. Questa casa ora mi appartiene, ho il certificato di proprietà. I greci, ciprioti, mi dicono non è legale. A me non interessa se sia o meno riconosciuto dalla comunità internazionale, ci vivo e ci ho vissuto per 43 anni, una vita intera. Mentre altri turco-ciprioti vogliono la riunificazione, i Candulu no. Contrariamente al 2004, quando una soluzione mediata dall'ONU venne respinta dal sud e sostenuta dal nord dell'isola, oggi sempre più turco-ciprioti sembrano rifiutare l'ipotesi di un'intesa. Siamo turchi. Loro sono greci. Religioni diverse, lingue diverse, tutto è diverso. Vorrei chiedervi, avete mai sentito di problemi dopo il 1974, di persone che si uccidevano, come in Siria o in altri paesi? No. Il motivo principale di questa pace è la presenza dell'esercito turco. Per Michael la presenza dei 30.000 soldati turchi invece è inaccettabile. Lui è un greco cipriota, la sua famiglia scappò da Morfu quando lui aveva 18 anni. Anche suo padre coltivava arance. Michael vuole riavere i terreni di famiglia, ma i turchi ciprioti esitano all'idea di restituire l'area. Da quando nel 2003 i checkpoint hanno riaperto, Michael torna spesso a visitare i luoghi della sua infanzia. Questa è la piazzetta in cui c'era la chiesa. Mi ricordo un sacco di cose. Mi ricordo la Pasqua, i fuochi del Sabato Santo. Ricordo un sacco di persone che celebravano la Pasqua. Oggi la chiesa è diventata una moschea, il che mi rende triste e molto arrabbiato. Ricordo quando venni qui nel 2003, entrai, era aperta. Vedi, i candelabri sono ancora gli stessi, ma non ci sono icone, niente arredi. Salì al primo piano e c'erano le campane per terra e gli arredi della chiesa distrutti. A Limassol, nel sud dell'isola, incontriamo Elena e sua mamma. Loro sono greco-cipriote, scappate da Morfù. A Limassol vivono in una casa che prima del 1974 apparteneva a una famiglia di turco-ciprioti. Questa foto sul mio muro di Facebook dice «Morfù è la mia città, rivoglio la mia casa e la mia città». E questa è una foto di quando ero piccola sulla veranda a Morfù. E ho ancora nel naso quel profumo di arance, perché crescevamo con quel profumo. Dal balcone si vede la moschea di Limassol, che è ancora aperta. Nel caso di una riunificazione, Elena accetterebbe un presidente turco-cipriota, un nome cristiano, musulmano, per lei non farebbe la differenza. L'unica cosa che chiede ai leader è di lavorare per il bene comune. Il futuro governo federale, da quel che si dice, dovrebbe includere greco-ciprioti e turco-ciprioti.
Per me siamo tutti ciprioti. Per me non è importante se il presidente si chiama Yannis o Nikos, o Mustafa o Ahmed. Una federazione sarebbe una buona soluzione? Sì, sarebbe la soluzione perfetta. Akiti, un villaggio nel sud dell'isola, vivono Atice e Larkos. Lei è turco-cipriota, lui greco-cipriota. Fanno parte di un gruppo musicale che si esibisce in greco e in turco. Per loro i leader moderati di entrambe le parti potrebbero raggiungere facilmente un accordo. La coppia ha un figlio, Arion. I suoi genitori si chiedono se un giorno il bimbo potrà svegliarsi in una Cipro riunificata. Siamo ciprioti di Cipro, come la mia famiglia. Siamo ciprioti, abbiamo le stesse origini. C'è un'unica cultura con varianti. La variante turco-cipriota e la variante greco-cipriota. Il cibo che mangiamo, gli abiti che indossiamo, la musica che ascoltiamo e che suoniamo. Quello che davvero mi preoccupa è quando le persone vogliono essere turche o greche. Mio padre è morto dicendo che era cipriota ed è quello che siamo. Dovremmo perdonare, non dimenticare quanto è accaduto, ma adesso è venuto il momento. Il momento di essere insieme. Risosa.